C'è anche Spilabotte, pure la Spila, guarda Spilabotte, vorrei aggiungere una piccola postilla a questa storia, a questo reato di negazionismo che è stato proposto da una serie di personaggi, fra i quali anche uno del Movimento 5 Stelle, almeno uno, questo Vito Crimi. Vediamo chi sono gli, diciamo, i firmatari: Amati, Malan, Zanda, Schifani, Susta, Repetis, Crimi. Vediamo un po', Battista, vedi, ce ne sta più di uno. C'è anche Spilabotte, pure la Spila, guarda, Spilabotte, cioè, Roma, per fortuna, ma sua Scalia è senatore o è deputato, non mi ricordo. Orellana, no, comunque eccola qui il cognome, Spilabotte, quindi anche lei, ecco, anche lei è, contro, è per il reato di negazionismo. Cioè cominciamo a far entrare nella testa della gente, capito, l'idea che il reato d'opinione è un reato concepibile, insomma, no? Certo, si comincia dal caso più eclatante, esatto, più... quello che tutti quanti, certo, se vengono sti quattro scemi, capito, dei negazionisti, che saranno qualche migliaio di persone che stanno là sempre sulla tastiera, ma mezzi ma questo è, voglio dire, con tutto il rispetto veramente. Ma poi come voglio dire, il reato dove sta? Voglio dire, ammesso che questi dicano che non sono stati 6 milioni ma 200.000, cambia come l'odiosità del reato? È odioso ugualmente, no? Ma poi scusami Fiore, ma vogliamo ricondurre anche, perché alla fine conta anche la matematica, l'aritmetica, no? Stiamo parlando comunque di una cosa che si è conclusa nel 40, siamo quasi nel 2015. Sono passati 70 anni. 70 anni, cioè voglio dire, alla fine non è che si può continuare a speculare, boh, se poi serve a qualche Stato presente. Parlo di Stato nel senso di Stato Israele, che gli fa comodo continuare a portare avanti. Ma perché tu pensi che siccome sono passati secoli, quello che è successo la notte di San Bartolomeo non conta più? E perché, scusa, la strage, perché la strage degli indiani d'America non conta più? E quello che ha fatto Erode allora? No, ma non solo, ma nel secolo scorso, no? Diciamo, ci sono stati gli armeni, ci sono stati gli stragi, adesso ci stanno i palestinesi che sono... Però chi ne parla? Vabbè, ma questo non c'entra niente. Vabbè. Diciamo che secondo noi è un uso strumentale di un fatto sicuramente esecrabile, esatto. Da condannare, odioso, quello che vogliamo, insomma. Però non mi sembra che i rischi per la democrazia provengano da qualche migliaio di mezzi matti o anche da parte di studiosi, perché poi ci sono anche degli studiosi che mettono in dubbio la fattibilità e tentano di argomentare sul fatto che, insomma, i numeri sono stati forse esagerati, il che è anche possibile, insomma. Ma appartiene al dibattito storico, ormai siamo stati non 70 anni, forse sì, diciamo ormai 70 anni, quindi appartiene. Non a ripetere, se invece di essere 6 milioni fossero stati 800.000, non è che cambia la sostanza delle cose, e rimane un crimine odioso, perché è un crimine statale, peraltro. Certo. C'è una cosa grave, non è che c'è una guerra, la gente impazzisce. Cioè, uno Stato che programma l'eliminazione di una categoria di cittadini. Una cosa schifosa, veramente schifosa. Quindi che siano 800.000 o 6 milioni, non è che cambia la responsabilità del nazismo, ma tutta questa caciara a noi sembra quantomeno sospetta. Strumentale. Ma poi con tutta questa polemica a favore, contro, perché ma magari ci fosse tutta questa passione politica attualmente in Italia, a me mi sembra che sia un po' caricata, sinceramente. Abbiamo delle buone ragioni per pensare che ci sia in corso un tentativo per introdurre sostanzialmente il reato d'opinione, esatto, cominciando da, come dire, l'approccio è quello di cominciare da una questione che non può non trovare tutti d'accordo, ma ci mancherebbe altro, ma chi è che non si schiera dalla parte delle vittime della ferocia nazista? Come si fa? È logico che siamo dalla parte, ma così come siamo dalla parte evidentemente degli abitanti della striscia di Gaza. Ma certo, però questo è un elemento di confusione. Noi siamo sicuramente,
allora che cosa ti dicono? Vabbè, allora su Grib che tutti sono d'accordo, però poi uno un po' meno cattivo di Grib che deve essere d'accordo lo stesso, e poi uno ancora un po' meno cattivo, poi piano piano è cattivo pure chi critica Ottaviani per come sta a fare il viadotto biondi. Cioè, alla fine entra nella testa piano piano entra l'idea che non c'è niente di strano nel fatto che chi critica il governo venga messo in galera, perché quello critica il governo, certo, è stato democraticamente eletto, esatto, e tu fai critica il governo, ma insomma quando, almeno la multa te la vuoi pigliare, esatto, stai creando allarme sociale, disordine, Berlusconi penso che ti farebbe, ti nominerebbe al posto di Alfano sicuramente, anzi perché dici? Perché appunto perché è la sua idea, no? È l'idea di Berlusconi. Che criticare Berlusconi è l'esa maestà, è certo, anzi penso che ti nominerebbe al posto di Alfano comunque. Vabbè, va bene ragazzi, insomma, oh, tempo, la curru, that's all folks. Comunque ricordatevi che alla fine all'origine di tutto c'è il furto, esatto, il furto è il primo è alla base di tutto il male, perché se l'uomo non rubasse non ci sarebbe bisogno di leggi, cioè la legge serve perché l'uomo ruba, la menzogna serve a coprire il furto, cioè il fatto che alcuni si vogliono appropriare di ciò che non è loro, che non è frutto della loro fatica. Il Fondo Monetario Internazionale vuole fare questo prelievo forzoso del 10%, del 10% ragazzi, è il furto. Oh, non ha osato nessuno quando... Ma non per far lavorare la gente, ragazzi, no, 10% per salvare banche. Senza neanche che ci dicano, vabbè, prendiamo il 10% a tutti, però usciamo da sta follia dell'euro, dell'Europa. No, no, per andare avanti. E vabbè, insomma, vabbè, mo vediamo, infatti speriamo che non succeda niente. Noi finiamo in galera se continuiamo così, Ma certo, perché... Oh, voglio dire, pure noi siamo negazionisti. Esatto. L'Europa è bella, è buona e brava. Noi siamo negazionisti. Ecco. Esatto. E vabbè, pazienza, che dobbiamo fare. Hola. Buonanotte. Good night e good luck.